L'auspicabile aumento dei contagi da coronavirus in Regione Campania a partire dal mese di agosto, con maggiore casi di rientro, potrebbe terminare a breve, permettendo anche la riapertura delle scuole. Ma la stagione estiva è stata complicata per Stefano Pisani, sindaco di Pollica e membro dell'ANCI e dell'unità di crisi regionale, intervistato dalla nostra emittente sull'argomento. Una situazione poco gestibile per il primo cittadino, che ha parlato di norme di prevenzione dimenticate dai cittadini e di un virus nuovamente importato da chi ha scelto di passare le sue vacanze in luoghi in cui era ancora largamente presente. Era scontato che ci sarebbe stata un'impennata dei contagi all'inizio di settembre. La speranza è che dovrebbero cominciare a diminuire, visto che il periodo di rincubazione è più o meno di 10-15 giorni. Stiamo superando il periodo dei contagi di agosto, quindi dovrebbero cominciare a diminuire. La speranza è che, nonostante il momento di grande libertà che molti hanno voluto scegliere per le proprie vacanze, vivere le proprie vacanze in libertà, non ci siano stati troppi disastri. Quest'estate è stato molto complicato regolare i contatti tra le persone, gli assembramenti, anche da noi in Cilento abbiamo fatto grande fatica, era quasi impossibile, ci voleva quasi un vigile per ogni persona. Questo la dice lunga sia per chi ha deciso comunque di andare all'estero, o magari nei luoghi dove il contagio era già presente. Parlo di chi ha scelto per esempio la Sardegna, di chi ha scelto di andare in Spagna, in Grecia, senza preoccuparsi di quelle che erano state gli inviti rivolti a tutti quanti. E adesso ci troviamo di fronte a un dato di fatto, che è la crescita dei contagi dovuti soprattutto al fatto che il virus abbiamo ricominciato ad importare da luoghi in cui era più presente. Oramai il dato è tratto, dobbiamo soltanto cercare di analizzare rapidamente i contatti e i relativi ulteriori contagi e cercare di arginare al miglior modo possibile la diffusione del virus, riprendendo un comportamento molto responsabile che spesso abbiamo dimenticato durante l'estate: mascherina e distanza. Pisani è intervenuto anche sulla situazione scuole, che saranno aperte in sicurezza dal 24 settembre, grazie alla richiesta effettuata da lui stesso in unità di crisi regionale. Per quanto riguarda le scuole, penso sia, rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle due settimane di Ferragosto, penso che sia, quasi una passeggiata. Non lo è un momento molto complesso. A me era una battuta molto ironica per dire che quest'estate abbiamo fatto veramente molto male. Però è necessario avere la dovuta cura. Noi per esempio come comune stiamo predisponendo dei trasporti aggiuntivi per garantire l'occupazione dell'80% del trasporto scolastico, abbiamo già ridefinito gli spazi interni alle aule, insomma siamo abbastanza pronti, stiamo attendendo le risorse necessarie dal Ministero anche in termini di attrezzature come banchi, le mascherine. Insomma, è ancora un po' complesso, ma penso che il 24 dovremmo riaprire in sicurezza. Tutto però sconta la verifica dell'andamento epidemiologico, che dovremmo conoscere nei prossimi giorni. Se ci dovessero essere ulteriori contagi, un'impennata molto consistente dei contagi, insomma è da verificare bene e da farsi.